Che cosa succederà quando questo periodo che stiamo vivendo piano piano cederà la sua pressione, forse più lentamente di quello che noi immaginiamo, e potremo ritornare a qualcosa di molto simile qual era la nostra normalità prima che tutto questo succedesse? Abbiamo chiesto a molti del cinema italiano, in questo formato di prima e dopo il virus, che è un'iniziativa di Fondazione Cinema per Roma, di immaginare cosa effettivamente e come la nostra vita potrà cambiare. Oltre al resoconto e l'esperienza, un piccolo taccuino personale su tipo di esperienze, di libri, di storie, di modi di vivere, di vissuto che in questo momento stiamo incontrando. Pietro Valsecchi è un produttore e insieme a Camilla Nesbitt sono i produttori che hanno scoperto Checco Zalone, quindi hanno alimentato enormemente diciamo così l'immaginario e il mercato del cinema italiano. In questo momento sta proprio cercando di capire, buttando probabilmente a mare tutti i copioni, le storie, i progetti che c'erano prima dell'avvento del coronavirus, nella convinzione che bisognerà riformulare, bisognerà riprogettare e quindi anche cambiare, che è la cosa più complicata e più difficile, ma certi versi, per certi versi più necessaria nella nostra vita, anche in quella del nostro immaginario. Buongiorno. Buongiorno a tutti. La serie che mi è piaciuta di più, che consiglio in questo momento, è The Section. Ci fanno capire loro come si iscrivono a queste serie e quanto sono bravi a realizzarle. Noi ancora sulle autobiografie o le biografie siamo veramente molto indietro, vedo delle cose veramente molto penose. E il libro che voglio consigliarvi, che ho letto di un fiato in questi giorni, è proprio il libro di Marco Risi, Forte respiro rapido. È veramente un grande atto d'amore da un figlio, di un figlio verso un grande padre come è stato Dino Risi, che è stato non solo il padre di Marco Risi, ma il padre della commedia, uno dei padri della commedia italiana. Mi sono molto commosso, mi è molto toccato, sono storie che ho vissuto anche lateralmente, ho conosciuto Dino Risi, conosco bene Marco, insomma è un libro che consiglio perché è un libro straordinario. Ci ha già cambiato. Ha già cambiato la nostra percezione della realtà, ha cambiato il nostro modo di comportarci, il nostro modo di relazionarci. E penso che questa storia ci cambierà veramente nel profondo. E credo che anche il nostro modo di lavorare, anche le nostre storie che andremo a proporre, cambieranno. Cambieranno, credo, le scelte dei contenuti. E noi stiamo già lavorando, come sempre, e stiamo pensando a che cosa raccontare. Sicuramente molte storie scritte, molte storie che dovevano iniziare a andare in produzione saranno già obsolete, saranno già vecchie. E quindi dobbiamo naturalmente ricreare e ci sarà una grande rinascita anche di contenuti. La quarantena lunghissima sarà quella di andare a riabbracciare i miei figli, perché non viviamo insieme, perché abbiamo deciso di vivere tutti separati. E poi fare una grande festa con tutti gli amici. E mi auguro che questo accada prestissimo e con tanta voglia di riniziare a lavorare e di riabbracciare tutti i miei collaboratori.